Buongiorno dal TG Med, la cronaca in primo piano. Un maxi blitz antimafia in corso da questa mattina tra le province di Palermo e Trapani. I carabinieri hanno eseguito circa 30 fermi. Le indagini hanno permesso di ricostruire gli assetti e le dinamiche. Gusto che già mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova, individuandone capi e gregari. Tra i fermati c'è anche Alessandro D'Ambrogio, ritenuto al vertice del mandamento. Si è accertato che la cosa di più semplice, guarda, esercitare il pizzo a tappeto era in difficoltà per il mantenimento delle famiglie e degli affiliati detenuti e per questo si era alleata con altre consorterie mafiose della città e del trapanese per gestire le piazze dello spaccio di droga, ma anche, come negli anni Ottanta, l'approvvigionamento degli stupefacenti direttamente in Sud America e in Nord Africa. Sono in tutto 227, tra cui 41 donne e 4 bambini, ma anche numerosi minorenni, i profughi soccorsi in nottata su un barcone a circa 70 miglia a sud di Lampedusa. I soccorsi sono stati effettuati su una nave della Marina Militare. Gli immigrati sono stati poi trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera, che hanno fatto la spola tra la nave e il porto dell'isola. Tra gli extracomunitari anche due giornalisti francesi che sono stati accompagnati alla caserma, ragazzi, dei carabinieri per accertamenti. I migranti sono stati poi condotti nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, dove lunedì intanto è prevista la prima visita di Papa Francesco e dove in questi giorni è una vera e propria corsa contro il tempo per i preparativi. La squadra mobile ha eseguito all'alba tra Agrigento, Real Monte e Porto Empedocle 5 arresti per spaccio di droga. In manette sono finiti Carmelo Rizzo, Gianluca Schillaci, Mirko Minio e ancora Antonino, Cristian Monachino e Daniele Lamarca, tutti di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Le indagini avviate nell'estate del 2010 avevano giovani per finanziare il loro giro di droga. Avevano messo a segno anche diversi furti, alcuni addirittura ai danni di loro familiari coinvolti, molti minorenni. Non è stato ancora identificato il cadavere trovato lunedì nelle campagne di Misilmeri, carbonizzato e con le mani mozzate. L'autopsia eseguita ieri ha accertato che si tratta di un uomo, ma non c'è ancora certezza che la vittima sia Massimiliano Milazzo, il 26enne scomparso proprio a Misilmeri il 26 giugno. Sarà la comparazione del DNA a fornire elementi più precisi, ma che si tratti di Milazzo resta comunque l'ipotesi privilegiata dai carabinieri. Accanto al corpo, infatti, è stato trovato anche il telefono cellulare del 26enne. Adesso il cellulare al vaglio degli investigatori che analizzano tutte le chiamate in entrata e in uscita. La Giunta Comunale ha deciso ieri l'anticipo di circa 500.000 euro per il Teatro Biondo, una decisione giunta alla fine di una giornata di protesta da parte dei lavoratori del teatro che avevano listato l'edificio di Via Roma al lutto, calando un lungo drappo nero dal tetto e scendendo in strada con cartelli e striscioni. Le somme, ha precisato il sindaco, serviranno a far fronte al pagamento di alcuni stipendi. L'assessore Giambrone intanto conferma che il Comune intende promuovere il rilancio del teatro, il che però non può prescindere, dice, dal coinvolgimento della regione, altro socio dell'ente. Un concerto di protesta in piazza è stato organizzato stamani dai musicisti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Lo hanno fatto davanti al Teatro Politeama per sensibilizzare la gente sulla loro situazione. Da due mesi non percepiscono lo stipendio e non è stata ancora stilata la programmazione per i prossimi anni. Per questo i musicisti chiedono l'intervento diretto del Presidente della Regione. Per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi. Buona giornata.